Uno dei Motorola presentati durante la conferenza è il Moto Z2 Force Edition, uno dei nuovi telefoni presentati appunto qui a Berlino. Si tratta del flagship in questo caso, quindi il top di gamma, che è compatibile, la prima cosa da dire secondo me, con tutte le Moto Mods che si possono tranquillamente andare ad agganciare senza alcun tipo di problema sul telefono. In questo caso c'è la Mod Turbo Power che era presente qui, che permette di avere a disposizione ovviamente un power bank aggiuntivo adattabile sul telefono, come abbiamo visto, e che ricarica il 50% in appena 20 minuti, quindi velocissimo. Le caratteristiche di questo telefono sono ovviamente tutte quante al top. Infatti abbiamo a disposizione uno Snapdragon 835 lato computazionale. Una delle cose su cui spinge Motorola è appunto però la compatibilità con tutte le sue mod e il display, in questo caso, che è garantito per 4 anni. Una delle prove che abbiamo fatto, posso farlo anche in questo momento, è che se vado a picchiettarlo dovrei comunque fare con forza, o se mi cade da mano il display non si graffia e non si rompe. Questo ovviamente permette alle persone più maldestre, o magari può capitare di cadere con il telefono, di non avere nessun tipo di danno e nessuna spesa aggiuntiva per la sostituzione del vetro nell'arco dell'utilizzo di questo dispositivo. Quindi le specifiche tecniche dello Snapdragon 835, dato che lo troviamo da molte parti, comunque dovremmo conoscerlo. Abbiamo a disposizione 4 GB di RAM, una GPU Adreno 530, gestione di tutti i giochi al top delle possibilità e anche degli applicativi ovviamente più complessi da gestire. Nell'ambito della fluidità chiaramente siamo sul top, abbiamo il menu, la personalizzazione di Motorola che si gestisce ovviamente con un solo swipe, come vediamo, con tutte le applicazioni. Se vado ad aprire qualcosa anche rapidamente, vediamo che il rendering della pagina viene gestito per bene. Questa è una pagina mobile, quindi non è possibile fare il pinch zoom, e ad ogni modo le solite prove che conosciamo anche sui quotidiani magari italiani, se andando a fare la classica prova di Repubblica. E con la versione desktop, con tutte le cose che ci sono da caricare in quel tipo di pagina. Questa è la versione mobile, andiamo sul desktop, lo carichiamo e come vediamo il rendering della pagina è molto rapido. Ora avrò anche cliccato su qualche articolo, però come è possibile vedere, nessun tipo di lag, nessun tipo di problematica di questo tipo. Pulsante home per tornare indietro, e vabbè, un prodotto che comunque arriverà a un prezzo di 799 euro. Le Moto Mod comunque sono acquistabili a parte, a seconda ovviamente delle cose che si intende fare. Doppia fotocamera sulla parte posteriore e vabbè, la classica che abbiamo, con il LED relativo anche nella parte davanti. Maggiori informazioni le vedremo prossimamente, magari una review del prodotto.